Comincia in questo momento il match. Attenzione al traversone in area di rigore. La palla che resta viva, l'azione dell'Ascoli interrotta dal fallo di Benassi. Il fischio del direttore di gara, va Marchionni, il palo! Palla che rischia di sorprendere Melgrati. Attenzione adesso a Mella che cerca il cross dalla tre quarti. In qualche modo, sorpreso decisamente, Gianni. Calci piazzati molto elaborati da parte dell'Inter di Stramaccioni, non fa eccezione questo con la palla sul primo palo, resta viva il colpo di testa e la parata da parte di Gianni. Va Pecorini, palla giocata da Mella che va a prendere posizione, lo scarico per Pecorini che può andare al traversone, il colpo di testa da due passi, forte, non riesce a trovare la deviazione volante. Ancora Candido può andare al traversone, il pallone dentro, attenzione in area di rigore, forte, fa fuori un avversario, forte, spostato, ancora forte, la conclusione, la palla che resta viva, Vojtus, 1-0 Inter, il gol di Jakub Vojtus, gran parte del merito però va a Francesco Forte che fa una cosa grandissima in area di rigore avversaria e per Jakub Vojtus c'è il primo gol con la maglia della primavera interista, la settima presenza, comprendendo anche l'anno scorso. Qui guardate Forte che cosa fa, qui viene spostato, ci riesce comunque ad andare alla conclusione, palla che rimane lì, arriva Vojtus come un gatto al minuto 16, l'Inter è in vantaggio. Attenzione in area di rigore avversaria, Candido prova a fare tutto lui, il colpo al volo da parte di Forte, 2-0, che gran gol, Inter che raddoppia, combinazione volante con il passaggio di Candido al volo, il sinistro di Francesco Forte, un gol che possiamo, vogliamo e dobbiamo rivedere. Primo gol anche per l'attaccante che l'Inter ha acquistato dal Pisa. Guardate qui l'inserimento di Candido che chiama palla, va a ricevere il pallone al volo di Francesco Forte, è davvero un gran gol. Pecorini che cambia il fronte offensivo, lo fa innescando Falasca, Benassi è di fianco a lui che chiede il pallone, Falasca invece la va a mettere in mezzo, il colpo di testa, palla che resta viva, attenzione, Candido cerca il pallonetto d'autore, poi Vojtus è in fuorigioco. Vedete il terreno sintetico come dia fastidio ai nostri che riescono comunque a giocare il pallone, la palla dentro di Candido, arriva Forte. Ancora una volta per la deviazione al volo, Pasa ad aprire sulla sinistra dove può andare Falasca, chiama il pallone Candido, c'è invece un cross in mezzo, arriva Forte di prima intenzione, ancora il movimento da centravanti puro di questo classe 93, bravissimo. Allora riparte ancora l'Inter con Candido, cambio di passo adesso da parte di Candido, attenzione Candido prova da solo la parata piuttosto semplice da parte di Gianni, recupera palla per un attimo la formazione ascolana che poi tenta un passaggio dentro, il colpo di testa un po' sorpreso, Melgrati riesce comunque a deviare e qui c'è un altro corner, il secondo della partita per l'Ascoli che ha avuto l'occasione più ghiotta con il colpo di testa da parte di Sorci, qui rivediamo la testa di Sorci e va Melgrati, si può iniziare. Ancora Inter adesso in area di rigore con il pallone in mezzo, libera in qualche maniera la difesa scolana che rischia un pasticcio. Inter tutta all'interno della propria metà campo, molto attenta a difendere il risultato. La palla è giocata adesso da Pecorini, buono spunto sulla destra, può andare Forte. Attenzione al contropiede interista, c'è Candido da solo, il pallone è giocato da Mella, sempre Mella, fino in fondo Mella! 3-0 Inter che chiude la partita grazie ad un assolo di Mella con il sinistro, fa tutto da solo e poi tenta il tiro vincente al 50esimo, l'Inter trova il 3-0, rivediamo il contropiede, il movimento di Candido, Mella potrebbe servirlo, cerca di fare tutto da solo, esplode poi un sinistro, imparabile, ancora Pasa la tiene viva con il pallone per Candido, il cross basso e poi da due passi sbaglia Mella, non è finita, carambola Candido in area di rigore, Candido cerca il sombrero, attenzione non è finita, palla che resta viva, ancora Candido, la conclusione questa volta bloccata, può svilupparsi il contropiede interista, Forte, la palla è per Candido che è più veloce, attenzione in area di rigore, anzi si tratta di Mella che si allunga troppo il pallone, palla che resta viva, ancora l'Ascoli che ci prova in area di rigore, il traversone sul primo palo, il colpo di testa, palla che resta viva, il miracolo di Melgrati, ancora Vojtus, buona partita anche la sua, il pallone per Giannetti, attenzione Giannetti prova il tiro da fuori, va imparata plastica Gianni,
tocco corto, Falasca sul secondo palo, palla che resta viva, il colpo di testa da due passi, non trova la deviazione Galimberti. Candidò, serve un compagno, attenzione alla conclusione a giro da parte di Candido che ci ha provato, la ribattuta della nostra difesa, ancora Ascoli, il tiro da fuori, va Melgrati a distendersi, ad agguantare questo pallone. Attenzione però, perché c'è spazio ancora per un contropiede dell'Inter con Monachello che chiama il pallone, Monachello è solo, Monachello salta il portiere, Monachello si ferma, ancora Monachello, alza la testa, ancora Monachello, la palla che resta viva e non è servito, incredibilmente Vojtus. Attenzione alla reazione ascolana con questo pallone, il pallonetto nel tentativo di superare Melgrati che si va ad opporre, 93esimo che scade in questo momento. L'arbitro guarda il suo cronometro e dice che basta così, finisce così, Ascoli 0, Inter 3, l'andata del primo turno eliminatorio di Team Cup.